Ciao a tutti e ben ritrovati sul canale. Oggi prepariamo questi golosissimi e gustosissimi involtini di pollo ripieni di melanzane, pomodorini secchi e mandorle. Una ricetta veramente sfiziosa. E se ancora non l'avete fatto e vi fa piacere, iscrivetevi al mio canale YouTube e attivate la campanella per vedere i miei futuri video. Iniziamo la preparazione degli involtini e partiamo dalle melanzane. Togliamo la parte finale e le tagliamo in delle fette di circa mezzo centimetro. Ed ecco fatto. Questa deve essere la larghezza e lo spessore. Se avete delle fettine grandi come le mie, semplicemente le tagliate a metà. Ora le mettiamo dentro una ciotola con abbondante acqua e sale e le lasciamo riposare per circa 30 minuti. Questo passaggio servirà solamente a far eliminare l'amaro che hanno in eccesso le melanzane. Passato il tempo, le scoliamo e le asciughiamo per bene con della carta assorbente da entrambi i lati. E una volta asciutte, siamo pronti per friggerle. Andiamo sui fornelli, padella capiente, almeno mezzo centimetro di olio, semi di arachidi o comunque per frittura, e vicino poggiamo un tagliere con della carta assorbente. L'olio è ben caldo, quindi le immergiamo e le friggiamo da entrambi i lati. Dopo circa 5-6 minuti le prendete, le girate dall'altro lato e proseguite la cottura per massimo altri 3-4 minuti. Ok, direi che ci siamo, quindi le solleviamo, le scoliamo dall'olio in eccesso e mettiamo su carta assorbente. E una volta fritte mettete sopra un pizzichetto di sale, ma senza esagerare. Possiamo quindi fare gli involtini. Partiamo dalle fettine, vedete queste sono fettine di petto di pollo sottilissime, questo è lo spessore che devono avere. Potete anche sostituirle con del tacchino o dell'arista, l'importante è che abbiano questo spessore. Qui ho semplicemente frullato delle mandorle tostate per qualche secondo, ottenendo così una granella. Qui abbiamo dei pomodorini secchi sott'olio che sono stati tagliati a faldine e ovviamente le nostre melanzane. Pertanto prendiamo la fettina di petto di pollo e andiamo a salare e a pepare, mi raccomando, senza esagerare, da entrambi i lati. Quindi sopra mettiamo la fettina di melanzana, se vedete che è abbastanza grande la fettina di pollo, mettete due fettine, un po' di granella di mandorle e per concludere delle faldine di pomodoro secco, ne mettete due o tre. Adesso basterà avvolgere la carne su se stessa creando la classica forma. Tocco finale, l'immancabile stuzzicadente. Il nostro involtino è pronto. Una volta fatti gli involtini, li possiamo cuocere partendo appunto dal sughetto. Io lo farò con questi pomodorini. Li potete anche lasciare così tagliandoli a metà, ma vi do un piccolo consiglio, quello di bollirli per almeno 30 secondi in modo tale che la pellicina esterna si possa rimuovere con facilità e non rimanere appunto nel condimento. Una volta scolati e raffreddati, fare una piccola incisione e rimuovere la pellicina, dopodiché tagliarli semplicemente a metà. Andiamo sui fornelli, tegame capiente per ospitare i nostri involtini, due spicchietti d'aglio e un bel giro di olio. Appena hanno rosolato, li andiamo a togliere. Aggiungiamo i pomodorini, un bel pizzicotto di sale fino e facciamo cuocere per massimo 3-4 minuti. Passato il tempo, andiamo a mettere i nostri involtini sul lato dove c'è la chiusura. E li cuociamo per circa 5 minuti da questo lato. Poi li giriamo dall'altro lato e proseguiamo la cottura per altri 3-4 minuti. Direi che ci siamo. Gli involtini sono cotti, quindi li spengiamo, li copriamo e li lasciamo per altri 5 minuti prima di rimuovere gli stuzzicadenti. E tocco finale, se vi piace, un po' di prezzemolo tritato finemente.